Porte in alluminio. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi le porte in alluminio sono tornate alla ribalta come porte d'ingresso perché è un materiale che con l'intaglio termico consente di avere degli isolamenti termici molto importanti e una durata nel tempo altrettanto importante, quindi sono porte che durano tanto nel tempo e sono molto isolanti. Perché sono tornate alla ribalta? Perché con gli ultimi decreti dell'ottobre 2020 sono stati imposti dei valori termici molto molto bassi per ecobonus, ma anche per super bonus e anche per nuova costruzione, quindi un kappa termico, uno specifico 1.3 per gli incentivi e 1.4 per le nuove costruzioni. Questi sono valori che si riescono a ottenere anche con delle porte blindate standard. Per standard intendo una porta blindata con un telaio in ferro. Il problema di queste porte è che, non avendo il taglio termico nel telaio, sono molto soggette a muffa e condensa sul telaio. Ne esistono solamente un paio sul mercato che possono vantare il telaio taglio termico e sono una minoranza, quindi la maggior parte delle porte blindate bisogna stare attenti a questa cosa. Con la porta in alluminio invece sarai sicuro dai problemi di muffa e condensa. Potrai avere l'isolamento, potrai avere tantissimi design diversi e anche più semplice l'inserimento di un vetro a livello di illuminazione o a livello di design. Avrai la possibilità di scegliere tantissimi colori, un colore diverso tra l'interno e l'esterno e, non in ultimo ma importante, la sicurezza. Potrai prendere a sicurezza 0 se non necessiti, sicurezza classe 2, classe 3 o classe 4, uguale a una porta in ferro, la comune porta blindata in ferro. Se necessiti di consulenza per scegliere la tua nuova porta e i tuoi nuovi infissi, puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. È importante perché quando si richiedono preventivi, ognuno ti dice la sua e tu probabilmente, non essendo del settore, non puoi capire chi sta dicendo la verità e chi sta dicendo la cosa corretta. E la cosa corretta è la cosa che serve a te nella tua casa per i prossimi 20, 30, 40 anni, se avrai fatto appunto la scelta giusta. Ciao e al prossimo video!